Lui, il signor Kateb dovrà provvedere entro e non oltre 90 giorni da oggi a trovare un altro alloggio per una delle due mogli. Scelga lui quale. Ma via, questa è una presa in giro. L'alternativa sa bene qual era. Mandarne una delle due a casa. Ma come, si fa una gran bagarre per i ladri che vengono portati qui dentro in manette? Per loro ci si richiama perfino all'inviolabilità dell'articolo 2 della Costituzione e questa allora non è una violazione dello stesso articolo? Cerchi di moderarsi, avvocato, altrimenti sarò costretto a prendere dei provvedimenti. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità. Questo dice l'articolo 2 della Costituzione. Nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Non si intende la famiglia, forse? La famiglia del signor Kateb con le sue due mogli, i suoi figli. Ma se persino i tunisini l'hanno abolita la poligamia nel 60, una legge del 60, e la Tunisia, se non sbaglio, è un paese musulmano. Il tribunale si ritira, la seduta è sciolta. Non finisce qui, faremo ricorso, porteremo questo caso in televisione. C'è da vergognarsi e poi andiamo a dire in giro che gli italiani non sono razzisti. Altro che via d'uscita. هذا كل شيء الآن. اكتبوا لي في أقرب وقت واخبروني على حالتكم الصحية وماذا قررتم بشأن منزلنا. أتمنى زيارتكم قريبا. أعانقكم بحرارة والسلام. سعيد. Said, e smettila di preoccuparti, è una faccia. Vedrai che le cose si sistemeranno. Chi ti può dar torto? Andremo fino in fondo in questa faccenda, tutti insieme. Ma lo sai che stiamo già raccogliendo un mare di adesioni? Vero? Hai l'appoggio di tutto il sindacato, Said. Gli facciamo un culo. Di Said, ma è vero che vai in televisione? Sì. Porca boia, da Biagi. Ehi, sai quanti spettatori al programma di Biagi? Una marea. Salvatore, te che hai sempre la macchinetta fotografica, dai, facci una foto stavolta. La foto, foto. Dai, prima che questo qui diventi troppo famoso. Hai visto che ce l'hai, gli amici? Eh? La battaglia mia? 5 5 5 5. Ma dio se ne smar. No, 5, non 5. Ah, 5. Claudia. 5. Superlativo assoluto. Ottimo. Grado positivo. Cattivo. Sembra una cosa di vero, Conci, ci porti a vedere la mercedes di tuo papà. Sì, sì. Chissà che faccia farà quel gradino di Simone. Tanto lo sappiamo tutti che non ce l'hai la Mercedes. Zitto. Allora in mezzo.
La vogliamo finire di chiacchierare o no? È stato lui. Io, ma è lui. Gloriano, prendi la tua roba e vai al posto di Franceschini. E tu, Caseb, al posto della Mirillo e alla svelta, forza. Dobbiamo ritornare alle vecchie maniere. Ti tiriamo fuori, cazzo! Sì!